Ciao, benvenuto a questo nuovo video. Ho provato a fare una diretta, ma qui abbiamo il problema, qui a Bologna, che nella sala riunioni che noi affittiamo ogni volta che dobbiamo fare il corso, qui proprio non prende il 4G. Quindi proverò a dire qui quello che ho detto in diretta, non so se è andato, non lo so. Rifacciamo il corso e poi lo caricherò dopo. Allora, qual è il punto della situazione? Quando il gioco si fa duro, tu mollerai. Punto. Almeno che tu non sia allenato o allenata a tenere duro. Se tu non sei già allenato o allenata, ok, se tu non sei già allenato o allenata a tenere duro, allora mollerai, cioè non puoi dire vabbè, allora io seguo questa strategia e quando sarà il momento di che le cose si faranno dure, terrà duro. Se non sei mai stata abituata a farlo. Perché ti dico questo? Perché se magari tu hai delle abitudini, ok, che sono dettate dai tuoi automatismi, che ti portano a non essere in forma, crearti vizi che non vanno bene, fumo o qualsiasi altra cosa, vita sedentaria, eccesso di cibo, spendi più di quello che guadagni, non riesci a mettere via, compri la casa più grossa, la macchina più grossa di quello che potresti permettere. Bene, questi sono solo degli esempi. Se tu sei abituato a ragionare in questi termini, vuol dire che lo schema mentale che hai quando sei sotto pressione non è affinato a prendere la scelta migliore per te nel lungo periodo, ma è affinato piuttosto ad andare a soddisfare il breve periodo. Quindi non riuscirai a gestire i tuoi impulsi. Il tuo lato, la tua sfera emotiva che ti spinge a ricercare la via più facile, più comoda e di soddisfazione immediata, piuttosto che rinviare questa gratificazione momentanea per avere un obiettivo, per raggiungere un obiettivo nella distanza, ok? Nel lungo periodo. In ogni ambito. Quindi, se tu non hai questo tipo di atteggiamento, i tuoi obiettivi sono delle illusioni. Illusioni. Perché se non ti alleni ogni giorno a prendere decisioni che sono giuste per te. Primo, la tua autostima verrà danneggiata da te stesso. Secondo, sarai guidato non dall'autostima, quindi dall'ego. E l'ego ti spingerà a ricercare le conferme degli altri, a ricercare il rispetto degli altri quando tu per primo non ti rispetti, ti spingerà a crearti, a fare delle azioni per andare a trovare l'approvazione degli altri, quando non ce l'hai tu su te stesso. E allora inizi a prendere decisioni non nel breve periodo, ok? Non relative al breve periodo, ma a lungo. Io sto parlando di obiettivi importanti, ok? Se devi prendere la strada, scegliere la strada per andare a lavorare, è chiaro che scegli quella più corta. Ma se devi crearti delle abitudini che magari fra 6 mesi ti portano ad avere 2 o 3 kg in più, capisci che non va bene? Perché fra 6 mesi saranno 2 o 3 kg in più, fra 3 anni. Allora ricordati che la prima causa di morte al mondo, ok, tra le malattie, è quella di malattie cardiovascolari, ovvero dovute ad abitudini alimentari scorrette. Quindi se tu già non rientri ad essere il tuo migliore alleato in queste piccole decisioni, come potrai pensare di creare relazioni forti e durature, quindi andare a prendere decisioni non solo che influenzeranno la tua vita, ma che influenzeranno la vita della tua famiglia, del tuo partner? Che esempio darai ai tuoi figli, se ce li hai o se li avrai? Primo, come puoi andare a pensare che magari tu, non so se è il tuo caso, però ci sono tante persone che vogliono lasciare un lavoro da dipendente, oppure portare avanti un lavoro da lavoratore autonomo, da imprenditore, ok? Quindi che prende decisioni non nel lungo periodo, nel lunghissimo, cioè creare una strategia sostenibile di entrate, uscite, clienti, fornitori, tutto. Se non riesci a prendere decisioni migliori per te, capisci che è un controsenso, capisci che è un'incoerenza. L'incoerenza che tu hai con le tue idee magari ti porta anche a fissarti, a farti delle promesse a te stesso e a non rispettarle. Quanti di voi, tu, il primo di ogni anno, quante liste di buoni propositi hai? E quante volte gli hai mancati questi buoni propositi? Bene, tu stai allenando che cosa? Fissarti un obiettivo e mancarlo. Il problema sai qual è? Che non ti arrabbi.
che non fai nulla per iniziare a raggiungere quell'obiettivo. Quindi ti abitui a fissarti degli obiettivi, a dire delle cose a te stesso e a non mantenerli. Qui la tua coerenza diventerà incoerenza. Quindi per te, ok, la convinzione che tu avrai di te stesso, la reputazione che tu avrai di te stesso, perché fidati ce l'hai, sarà una reputazione buona o non buona. Il problema qual è? Che noi ci comportiamo come? In modo coerente con la persona che crediamo di essere. Quindi se tu pensi di essere una persona incoerente, ok, quando c'è la situazione dura, quando le cose iniziano a farsi veramente dure, difficili per ottenere gli obiettivi che tu vuoi, mollerai. Se tu invece sei una persona coerente, che si sfida, che magari non è perfezionista, però finisce sempre con fare quel qualcosina in più che tante persone non fanno per pensare al futuro, a lungo periodo. E allora riuscire ad avere una vita, una salute migliore, un fisico più forte, vigoroso, ma più energetico, non muscoloso, energetico. Se quando fai una rampa di scale hai il fiatone, quando comunicherai, secondo te, avrai energia per influenzare le altre persone o sarai fiacco? Cioè, dobbiamo partire da qui. Disciplina, diligenza, autocontrollo, motivazione. Se vuoi obiettivi che non hai mai raggiunto fino ad oggi, queste quattro caratteristiche, più la predisposizione al rischio, quindi la capacità di rischiare, prendere decisioni e rischiare, anche se potresti sbagliare, benissimo, ma per ottenere qualcosa di più importante, perché oggi sbagli, domani sbagli, dopodomani sbagli, giorno dopo sbagli ancora, ma poi l'azzecchi perché impari dagli errori che fai. Quindi se tu vuoi tenere duro quando il gioco si fa proprio difficile e fa parte dei duri che continuano, piuttosto dei tanti che chiacchierano e mollano, allora inizia a guardare le tue abitudini, a essere coerente con te stesso, con le promesse che fai te stesso, a fare un riepilogo, un'analisi delle abitudini che hai, se sono costruttive o se sono distruttive. Eliminare tutte quelle distruttive e sostituirle con abitudini costruttive. Da qui possiamo iniziare a lavorare per raggiungere obiettivi più importanti che ti portano a vivere la vita che vuoi. Se non partiamo da lì, vabbè, puoi fare tutti i corsi che vuoi, puoi leggere tutti i libri che ti pare, ma se poi non li metti in pratica, mi pare che perderai solo tempo e farai parte come il 90% delle persone anziane arrivano a una certa età che poi hanno solo una grande lista di rimpianti. Avrei potuto fare di più, ma te ne accorgerai solo quando sarà troppo tardi. Bene, se tu non vuoi che sia così, inizia a fare un'analisi adesso, inizia a capire cosa vuoi, dove sei e qual è la distanza tra dove sei adesso e dove vuoi arrivare, perché la distanza la colmerai solo facendo, perché la distanza tra dove sei e dove vuoi essere sta in ciò che fai. Spero di essere stato utile in questo breve video e continua a seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!